Eroi. È così che sono stati definiti gli operatori sanitari durante l'emergenza Covid-19. C'erano loro in prima linea per salvare vite, ma il tempo degli onori sembra ormai storia antica. Questo, casomai, sembra essere il momento delle recriminazioni. I sindacati dei dipendenti dell'Area Vasta 1 sono infatti sul piede di guerra. Questa volta non contro il virus, ma contro la stessa azienda ospedaliera. Le produttività non pagate degli ultimi anni, il famoso premio Covid non ancora conferito e infine la mancanza di sicurezza a causa di un virus non ancora sconfitto. Per tutto questo e molto altro ancora, i difensori della salute sono ormai passati all'attacco. Siamo qua nuovamente a manifestare il nostro dissenso, la nostra contrarietà per il mancato pagamento del cosiddetto premio Covid, che svilisce oltremodo la professionalità dei nostri dipendenti, che a differenza dei colleghi dell'azienda ospedaliera Marche Nord e di altre province e regioni in Italia, non ha avuto la corrispensione appunto del premio Covid promesso dalla precedente giunta regionale. Noi questo riteniamo che sia oltremodo oltraggioso verso la disponibilità e la professionalità dimostrata. Oggi non ci sono i soldi per pagare questo premio. Non si può considerare un premio il pagamento delle indennità e dello straordinario, perché questo semplicemente non è un premio. E ad oggi Asur Marche e Area Vasta 1 non hanno soldi per pagare il cosiddetto premio Covid. Questo è inaccettabile, perché mortifica nell'anima la professionalità dei nostri dipendenti. Nell'ambito della Regione Marche il 40% degli infortuni sul lavoro per Covid sono stati denunciati nell'ambito della nostra provincia. Nonostante questo e quindi la capacità di affrontare quell'emergenza, ad oggi non hanno avuto un riconoscimento economico, che è stato soltanto annunciato sui giornali ma mai è stato corrisposto. Rispetto a questo volevamo anche dire che, siccome è uscito un comunicato della Area Vasta 1 che dice che non è stato corrisposto a causa del mancato accordo delle parti sindacali, noi siamo disponibili fin dall'inizio dell'estate a sottoscrivere l'accordo, ma purtroppo la mancanza di risposte sia da parte dell'ASUR che dall'Area Vasta 1 hanno impedito di fatto di poter redigere un protocollo che consenta la liquidazione dei compensi. Quindi siamo ben contenti se ci vorranno chiamare per confrontarci sul contenuto, anche perché a distanza di 6-7 mesi non è degno, non è giusto che non abbiano ancora avuto un riconoscimento, che peraltro sarà economicamente molto simbolico, poco più che simbolico. Pretendiamo che almeno quello venga riconosciuto prima dell'autunno, perché appunto si rischia di dover affrontare una nuova emergenza con operatori che sono stanchi anche del mancato riconoscimento di quello del lavoro che hanno svolto. Parliamo delle progressioni economiche del 2018 e 2019 che vanno a mancare all'interno di quest'Area Vasta 1. Parliamo della produttività 2018-2019 che comunque ancora non è stata erogata. Quindi abbiamo troppe differenziazioni all'interno di questi enti, già la differenziazione fra Marche Nord e l'Area Vasta 1, in quanto un ente a pochi chilometri di distanza già erogato dalla premialità Covid, produttività e progressioni orizzontali, quindi fasce economiche per i dipendenti, e invece troviamo l'Area Vasta 1 che a tutt'oggi ancora è inadempiente. Quindi io credo che questa amministrazione, insomma, abbia fatto dei grossi flop all'interno di questo periodo. Addirittura sarebbe opportuno forse che questa direzione si dimettesse da questo incarico. Noi abbiamo dato il 150% per fronteggiare l'emergenza e per portare avanti la salute dei nostri cittadini, invece da parte loro abbiamo visto solamente abbandono e non il riconoscimento dei nostri sforzi, sia a livello economico sia a livello organizzativo e di sicurezza. Noi chiediamo che ci venga dato quello che ci spetta, il nostro riconoscimento sia economico per lo sforzo che abbiamo fatto, per le promesse che ci avevano fatto, ma soprattutto noi chiediamo sicurezza per il futuro e per un eventuale ritorno di della pandemia. Se non saremo ascoltati, abbiamo intenzione di andare avanti nei nostri passi consultando il prefetto e cercando di portare i lavoratori a protestare insieme a noi.